La Polizia Municipale di Pistoia ha celebrato il suo 150esimo compleanno in una location d'eccezione, Villa Puccini di Scornio. È stato il comandante Sergio Bedessi a tracciare un bilancio dell'attività dell'ultimo anno e delle prospettive future. In questo ultimo anno abbiamo cercato di rendere più robusta la struttura proprio per fornire servizi più efficienti alla cittadinanza. Ricordo che siamo riusciti a mantenere, malgrado problemi di personale, il servizio 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Abbiamo acquisito nuovi mezzi, fra cui un presidio mobile. È il più grande, solo la Polizia Municipale di Pistoia in tutta Italia ha un presidio mobile di quel tipo, che servirà per un nuovo servizio, la Polizia di Prossimità, che si muoverà sulle frazioni più lontane, sulle località dove difficilmente la Polizia Municipale andava, per poter essere lì, presidiare, ricevere le segnalazioni, riuscire a comprendere le esigenze e così strutturare meglio il servizio. Contemporaneamente stiamo facendo molte modifiche e miglioramenti tecnologici per essere sempre più preventivi e meno reattivi, cioè il nostro servizio deve andare incontro alle esigenze dei cittadini, a volte cercando di anticiparle. Senta, si può dare qualche numero, comunque una particolare attenzione che è stata data nell'ultimo anno? Particolare attenzione è stata data sul problema dei rifiuti ambientali, che spesso vengono da altre zone. Abbiamo intercettato molti episodi di questo tipo grazie a un sistema di videosorveglianza in parte fisso con 250 punti di ripresa in alta definizione e parte mobili con posizionamento di telecamere sia a bordo di veicoli sia in luoghi nascosti, così da poter intercettare questo fenomeno. I risultati sono notevoli, ma anche il lavoro da fare è stato notevole ed è notevole. Questo credo sia qualcosa di importante per l'ambiente. Stiamo lavorando per aumentare il numero dei nostri agenti, dei nostri ispettori, compatibilmente con la possibilità di fare le assunzioni, ma anche in termini di attrezzatura e di funzionalità. Noi non possiamo più pensare a una polizia municipale come era 20 o 30 anni fa. La polizia municipale oggi ha tantissimi compiti che li derivano dalla legge, ma è un mondo cambiato, una società cambiata e quindi sono chiamati sempre di più ad aiutare anche le altre forze dell'ordine. Penso allo sforzo che facciamo per mantenere le notti, penso allo sforzo che facciamo anche per presidiare alcune piazze dove purtroppo non si tratta soltanto di fare una sanzione a un'auto, ma a volte troviamo anche situazioni molto difficili legate allo spaccio, legate alla prevenzione di atti vandalici, quindi devono essere ben attrezzati e devono essere anche ben formati e su questo stiamo assolutamente lavorando con i tempi che ci sono e con le capacità economiche che abbiamo.